È il tempo di accogliere Gesù. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata, carissimi amici. Leggiamo il Vangelo di oggi, Luca 12, 54-59. Diceva ancora alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco dite: farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato lungo la strada, cerca di trovare un accordo con lui per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Amen. Carissimi, siamo in una fase dei discorsi di Gesù, in questo capitolo 12, dove sempre più rivolgendosi soprattutto ai giudei, ai farisei, a coloro che ancora non l'avevano accolto, con questo paragone, dicendo: voi siete abili, esperti a prevedere il tempo meteorologico. Arriva la pioggia, viene il caldo. Noi avremo da dire molte cose oggi sulle nostre previsioni meteo, applicazioni, siti, eccetera. Ancora non ci siamo arrivati alla perfezione. Però dice: studiate bene queste cose. Eppure non sapete riconoscere questo tempo. E pensate che quando Gesù dice: come mai questo tempo non sapete valutarlo, viene usata un'espressione in greco che non è il Kronos ma il Kairos, il tempo opportuno, propizio, favorevole. Dice: io sono arrivato, io sono la risposta del Padre, la promessa che si è fatta carne per voi. Come mai mi state rifiutando? Come mai mi state escludendo, anzi condannando e accusando? E mi ucciderete. Come mai? Che cosa dice a noi oggi? Cosa dice a te, a me? Luca, se mi hai accolto come il Signore e Salvatore, abbi adesso il coraggio di annunciarlo agli altri, di proclamare che io sono arrivato, che questo è il tempo benedetto in cui io sto con voi. E sono venuto già da 2000 anni, quindi non è una novità, eppure il mondo in tante circostanze, situazioni sociali, politiche, vive ancora come se dovesse arrivare una soluzione. Siamo sempre in cerca di soluzioni, di cambiamenti, di sconvolgimenti, fine di guerre, fine crisi, sempre. Ma Gesù è già in mezzo a noi. È risorto 2000 anni fa. La questione oggi, noi come cristiani dobbiamo entrare in quell'ottica, evangelizzare. Ma tutti conoscono Cristo, per sentito dire lo conoscono. Dai libri di storia, prendendo la Bibbia come uno dei tanti libri. La nostra missione è di annunciarlo. La nostra missione è di proclamare ciò che Lui ha fatto in noi. Il cristiano è chiamato a non essere un uomo che sta sulla poltrona, sul divano, dicendosi: io credo in Gesù, io credo che nella vita eterna ci sarà qualcosa dopo la vita, soprattutto dopo la morte. Il cristiano è chiamato non solo a incontrare Cristo esperienzialmente, ma soprattutto a portarlo, a testimoniarlo ad un mondo che di fronte a segni concreti, venuti già 2000 anni fa, ma ci sono ancora oggi i segni della presenza di Gesù vivo, un mondo è cieco.
questo mondo non vede, non ha la luce. Diamo questo assenso all'invito di Gesù, assenso alla chiamata di essere annunciatori della buona notizia. Gesù è il Signore, Gesù è vivo, Gesù è in mezzo a noi, Gesù è ancora oggi l'unica e assoluta risposta ad ogni problema dell'uomo. Signore Gesù, grazie per come Tu parli anche oggi al nostro cuore. Grazie Gesù perché mi inviti ad essere la Tua luce. Signore, voglio aderire ancora di più a Te oggi. Concedimi di sperimentarti in questo tempo speciale, in cui attraverso il Tuo Spirito Santo Tu ti manifesti nel mondo e nella Chiesa, e soprattutto verso coloro che Ti vogliono accogliere. Donami di essere uno strumento forte nelle Tue mani e potente. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E allora, cari amici, ecco lo slogan di oggi: è il tempo di accogliere Gesù. Testimoniamolo agli altri e gli altri, come hai fatto tu, lo accoglieranno, perché crederanno nella tua testimonianza. Ci vediamo domani. Buona giornata. Ciao. Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La verità vi farà liberi, come dice Gesù in Giovanni 8:31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo!